Aggiungo sul divano rosso una signora, una madre, la signora Anna Verdecchia, alla quale volgerei subito una domanda. Intanto la ringrazio per essere qui con noi, per averci raggiunto. Buonasera. Buonasera. Come può una madre, questa è la domanda, come può una madre sopportare e gestire il dolore, di una figlia che è vittima di un male incurabile? Una madre che ha dato alla luce il figlio, credo che possa affrontare e debba affrontare ogni evento che accompagni la vita del proprio figlio. Lì per lì la diagnosi ti sconvolge e devo dire francamente che forse vorresti chiudere con il mondo, te, tua figlia e tuo marito, perché mia figlia Vanessa aveva anche un padre di cui ne era molto orgogliosa. E vorresti chiudere tutto perché non puoi pensare che tua figlia soffre. Tu fai un figlio perché la vita sia rosea, perché la vita sia piena di Perché ci sia gioie, di futuro, sentimenti, perché di ci sia il futuro nascite nella loro vita, della certo. loro vita. Poi dopo, per quanto riguarda me, ho deciso con mio marito di camminare con Vanessa fino a che il Signore ce l'avrebbe data, perché accompagnati dalla forza e di Vanessa stessa, che forse ha capito molto più di quello che noi non avessimo capito. Abbiamo vissuto insieme giocando a non parlarci, a non dirci la verità, anche se era difficile per noi, ma abbiamo vissuto nella speranza del giorno, di domani, che forse domani la scienza avrebbe potuto anche Certo, aiutarci. posso interrompere un secondo Certo, perché perché è voglio. difficile dare queste No, lo risposte. so, non sono risposte che si possono. Non pretendo risposte assolute, appunto, come Sono giustamente solo di dicevi vita prima. vissuta, Io ecco. l'avevo interrotta perché volevo un po' per i nostri telespettatori ricostruire un po' il Sì. quadro, perché abbiamo fatto subito capire che siamo passati da una storia di inventato, ovviamente frutto Sì. dell'immaginazione, a invece a una storia vera, vissuta, che naturalmente comporta emozioni, sofferenze e comunque anche Decisioni. decisioni, scelte e vita piena. Sì. Però volevo dare qualche elemento, qualche ragguaglio in Di più. Lei ha base. fatto riferimento a Vanessa, quindi si è capito che la protagonista di questa storia vera era sua figlia, appunto Vanessa, una ragazza che si è ammalata di leucemia A 13 a anni, 13 anni ed era il 1984. 1984. Nel 1992 Vanessa ha lasciato questa terra, Allora quindi sì, dopo ci ha 8 anni lasciato dopo 8 anni di di battaglia, di battaglia. Però lotta e di vita vissuta, questo che volevo volevo fare un dire. piccolo passo indietro. Nel momento in cui avete scoperto questa terribile diagnosi della malattia, della Sì. leucemia, che naturalmente, anche se giustamente si combatte, si spera e non ci si dà per vinti, però è comunque già nella sua definizione qualcosa che lascia sgomenti. Allora, anche a voi è venuta quella domanda che sentivamo prima nel film, cioè Dio che ci sta guardando, che sta, come si suol dire, permettendo tutto questo, com'è Com'è possibile? Che possibile? risposta vi siete dati in quel Allora, frangente? io posso dire che mia figlia era una ragazza di fede e lei ha avuto sempre una fede che forse ha preso dalla nonna, mentre io presa più dal lavoro, meno credente, ma non mi è mai venuto in mente di dire perché Dio permette queste Cioè di cose. attribuire a Dio la responsabilità No. delle vicende terrene. Onestamente non mi è mai venuto in mente, né mai mi è venuta in mente la domanda perché proprio a noi, perché proprio a Vanessa. Devo dire che siamo stati mio marito ed io subito concreti che avevamo davanti una bestia da combattere. E questo devo dire anche grazie al professor Mandelli, perché Vanessa è stata portata subito dal professor Mandelli, che ci ha accompagnato in questo percorso di 8 anni e che ci ha fatto tentare tutto, perché su Vanessa è stata tentata prima una chemio, perché Vanessa aveva una malattia mieloide cronica, quindi avrebbe potuto protrarsi nel tempo, ma non c'erano tante chance.
Vanessa, quando è caduta poi in fase acuta, è stato tentato un trapianto. E questo sempre con l'aiuto e con l'avallo del professore, che ci indicava, lui ci dava delle soluzioni, o la fede, aspettare il miracolo, o tentare il trapianto. Qualche... E abbiamo tentato il trapianto perché forse la fede avrebbe potuto dare altre strade, non lo so. Io ho tentato quello che umanamente è possibile tentare. La fede in realtà si traduce anche attraverso delle scelte poi di vita concreta. Sì. Non, poi mi viene detto... non è passività lo stare lì ad aspettare. No, insomma. Non appunto, è, il non Signore dà delle strade e io questo volevo... Si manifesta attraverso di noi, insomma. Ho cercato anche nella preghiera anch'io di trovare il conforto, ma nella mia mente era sempre... sempre presente e forte il desiderio di tentare il terreno, l'umano. Certo. Non è... E abbiamo tentato anche questo trapianto. Vanessa è stata 6 mesi in isolamento per il trapianto nell'ospedale di Perugia. 6 mesi nei quali la ragazza è stata lei, i suoi libri, i suoi amici al telefono. E noi fuori, come tutte le persone che potevano vederla, con mascherina, cappello, guanti. Certo. E Vanessa, sempre serena, sempre abbastanza battagliera, una volta disse: mamma, mettiti giù la mascherina, non ricordo più il tuo volto. E quindi queste sono frasi, vede, che lei attualmente che mi ascolta può forse sentire come un racconto di una mamma, ma è la verità, era la forza di Vanessa che voleva comunque rivedere nei suoi genitori, nel sentire gli amici, il percorso della vita umana. Vanessa ha ripreso i suoi studi, ha finito il suo liceo dopo il trapianto che non è riuscito. Ha viaggiato anche, no? Ha tentato ha di viaggiare. Ha fatto anche per dei viaggi con i suoi amici, certamente. Mm-hmm. Noi sempre pronti dietro le quinte, come lo è un genitore, certo. Ma ha so che ha anche scritto un diario, Vanessa, no? Sì. Vanessa ha scritto durante il suo percorso di malattia il suo diario. Lei lo ha letto, immagino, dopo? Sì, ovviamente. Dopo, quando Vanessa non c'è stata più, ho letto il suo diario. C'è qualcosa che l'ha colpita particolarmente tra le cose che ha scritto Vanessa? Sì, alcune cose. A parte tutta la vita di questa figlia, ecco perché io le ho detto all'inizio che forse aveva capito ben più di quello che noi non volevamo farle capire. Vanessa ha scritto una volta, proprio relativamente alla fede, una preghiera alla nonna. Nonna, prega tu, perché a me forse il Signore non mi ascolta più. Prega tu per me, perché io sono stanca. Questa è una cosa che ti fa accapponare la pelle, perché lei mai ha esternato un pensiero così profondo. Oppure l'ultimo ricovero di Vanessa, mentre tutti i giovani, giustamente, della sua età andavano a ballare, lei era ricoverata in ospedale, ha fatto un bilancio dei suoi 20 anni, di anni vissuti dai 13 ai 20 di malattia, eppure conclude che è un bilancio positivo e che dichiara di essere una ragazza veramente felice e fortunata come poche lo sono, perché era riuscita a fare la recita in ospedale, perché lei era una promotrice delle recite che venivano fatte ogni anno in ematologia, e lei ne era l'interprete, la scrittrice, di aver frequentato l'università, perché Vanessa ha fatto vari esami all'università, voleva fare critica letteraria, cinematografica, prendendo 110 lode e addirittura degli encomi, riuscendo ad andare a Venezia con la sua amica Flo, tra una trasfusione e l'altra, e riuscendo a sorridere sempre a noi, che non ci ha dato mai il dolore di vederla piangere. Questo è quello che volevo dire in questa trasmissione. E adesso che ricordo lei ha di Vanessa? Sono passati ormai 20 anni. Sì. Il ricordo di Vanessa mi viene dato dal cuore, perché un genitore è sempre genitore, che la figlia ci sia o non ci sia, non smette è di sempre essere genitore. Bravissimo, ha capito perfettamente. E vivo in alcune amiche di Vanessa, che mi chiamano zia, la vita di Vanessa. Forse sarebbe stata sposata, forse anche lei avrebbe avuto un figlio e io sarei diventata nonna, cosa che, avendo solo Vanessa, non è capitata a me e a mio marito di essere nonni, però adoriamo i figli delle amiche di Vanessa, dei nostri nipoti, e abbiamo imparato che bisogna sorridere, bisogna sempre essere positivi, bisogna saper dare,
perché se lei, colpito dal dolore, si chiude, piange, poverino, ha ragione, è successa una tragedia, ma se invece dà agli altri, riesce a godere del bene, del sorriso. E riesce a far vincere la vita nonostante tutto. E riesce a far vincere la vita. A me sembra di poter intravedere nella parabola della vita terrena di Vanessa quasi, non voglio azzardare, ma insomma quasi le tre virtù teologali. Mi riferisco alla speranza, sì, nel tentativo di comunque di affidare, di usare tutti gli strumenti che la vita terrena ci dà per combattere. E la fiducia che dava ai medici, esatto, perché lei aveva la fiducia. Quindi la speranza, poi la fede che comunque ha contraddistinto la, sì, figura di Vanessa, l'ha accompagnata. E la carità. E adesso non possiamo non citare, sì, San Paolo alla prima lettera ai Corinzi, cioè tre sole cose rimangono: fede, speranza e carità, ma guardi, più grande di tutte è la carità, l'amore. La carità, e allora quello è un argomento che, ecco, grazie a lei posso riprendere. Vanessa aveva capito perfettamente che bisognava donare il sangue, perché per i malati ematologici è vita il sangue, e come dice il professor Mandelli, il sangue non si fabbrica, bisogna donarlo. E quindi aveva capito che era una cosa importantissima, e a tutti gli amici lei diceva di donare il sangue. Lei aveva capito che dare aiuto al prossimo, anche al vicino del letto, al bambino accanto, anche all'adulto, perché Vanessa entrava in sintonia anche con delle persone grandi, adulte, certo, malate. E lei dice: bisogna saper sorridere. I capelli ricrescono, i guai ricrescono, ma se tu sorridi, tutto è diverso nella, certo, vita. E io ho imparato questa lezione. Ho imparato che Vanessa ha dato, e mio marito ed io nel nostro piccolo cerchiamo di dare all'Associazione Italiana contro le Leucemie, di dare un qualcosa per raccogliere fondi perché altre, certo, situazioni del genere possano essere combattute con farmaci nuovi. Eugenio e Fabio, noi vi facciamo arrivare questa onda d'urto emotiva adesso nuovamente lì nella vostra zona per vedere che cosa risuona dentro di voi. C'è arrivata davvero tutto, la voglio abbracciare, signora, perché ci ha commosso con questa storia che ci dimostra veramente che vince la vita. Io la ringrazio, no? Io non voglio commuovere, io voglio dare un messaggio positivo. Assolutamente, positivissimo. A che tutti voi possiate dire una parola perché si possa fare del volontariato, perché si possa dare sangue, perché come ha insegnato Vanessa, che scrisse una lettera al professor Mandelli, lei di suo pugno, che il professore mi fece avere dopo la morte di Vanessa, bisogna sapere amare, bisogna saper dare, bisogna saper sorridere. Perché proprio piangere è la cosa più semplice. Proprio da su fare. Questo le volevo chiedere, appunto, davvero una storia che ci dimostra che vince la vita. Allora, Vanessa ha conosciuto sicuramente l'amore di Dio, perché ce l'ha raccontato, sì, con questa esperienza. Sì, è sicuro. Ha conosciuto l'amore anche per il cinema, da quello che ci sta dicendo, è riuscita ad andare anche a Venezia a vivere lei questo. Lei ha fatto varie recite, e sì. Un amore adolescenziale, e anche in questa situazione, secondo lei, è riuscita magari a viverlo? Sì, lei è riuscita a vivere anche un amore concreto, un amore giovanile, diciamo, perché non è carino dirlo, ma nel suo diario c'è scritto che ha sognato lei e il suo puntini puntini, e quindi non ve lo posso dire, però una chiesa in campagna con tutto un percorso di petali di rose, lei vestita di bianco, quindi questo suo io, che lui saprà chi è, io no, insomma, spero che si ricordi di Vanessa almeno. E poi, no, guardi, le devo dire una cosa, Vanessa fece una recita, Il cane che ha visto Dio, ed è uno degli interpreti Gabriele del trio Medusa, e erano moglie e marito durante questa recita. Certo, Gabriele aveva l'età di Vanessa ed è rimasto il mio primo genero e unico genero. Quando lo sento che mi complimento con lui, dico: è tua suocera che parla. E lui dice: oh sì, ecco. Quindi vede che poi bisogna inventarsi le cose nella vita per poter sopravvivere, non dico vivere, sopravvivere, certo. Perché poi è il Signore che nel senso anche di vivere proprio sopra, certo, quindi certo. A tre metri sul cielo. E quindi c'ho anche un genero, insomma, lui non sarà molto contento, ma insomma. Io volevo ringraziare la signora Anna, e la voglio ringraziare, poi Eugenia ti do la parola perché entriamo in un'altra fase del nostro viaggio. Però voglio ringraziare citando alcuni versi di una poesia a me molto cara, di Emily Dickinson, di una poetessa che amo molto, che diceva: questo mondo non è conclusione, un seguito è al di là, invisibile come la musica, forte come il suono,
filosofia non lo sa, è l'intuizione alla fine a penetrare l'enigma. Bellissimo, comunque posso darle una piccola, tre parole di Vanessa, filosofa, perché lei aveva la sua filosofia. Sono stati anni vissuti così intensamente che non so se siano passati in fretta oppure no. Sicuramente sono gli anni in cui ho voluto veramente vivere e noi viviamo per lei. Grazie.